In un bel video, Jeffrey Zeig, uno dei terapeuti ericksoniani più noti, parla di due livelli di comunicazione che puoi utilizzare in terapia. Ovviamente le teorie sulla comunicazione sono molte e a seconda della prospettiva potremmo trovare diversi livelli di comunicazione a cui fare riferimento. Tuttavia, trovo questa sistematizzazione molto utile perché è semplice e contemporaneamente pragmatica. Inoltre è condivisa da una grande quantità di terapeuti, brevi e non, e questa è una cosa che secondo me la avvalora ancora di più. Quello di cui sto parlando è la suddivisione in comunicazione informativa e comunicazione evocativa. Entrambe sono state descritte da grandi autori come Paul Watzlawick nel linguaggio del cambiamento, bellissimo libro, magari con altri nomi come comunicazione digitale analogica e magari mettendo in luce più certi aspetti che altri, però rimane che sono molto utili a chi fa psicoterapia, quindi cerchiamo comunque di dare un'idea sia di come sono che di come funzionano. Potremmo dire che una comunicazione è informativa quando tende a dare informazioni, ovviamente. Quindi, ad esempio, abbiamo a che fare con istruzioni per arrivare da A a B, indicazioni dirette su cosa fare, descrizioni tecniche di un fenomeno, spiegazioni razionali o analitiche di un evento. L'altra forma di comunicazione invece è quella evocativa, che tende invece a evocare appunto delle sensazioni, delle emozioni, degli stati d'animo, eccetera. In questo caso storie, metafore, analogie, immagini, aforismi e via dicendo sono degli esempi più calzanti, perché generalmente tendono a non privilegiare delle informazioni o spiegazioni dirette, ma a produrre una qualche traccia sensoriale nella persona o a evocare appunto o a permettere di costruire un determinato significato. Tutte e due le forme di comunicazione sono importanti e un buon terapeuta deve capire quando passare da una all'altra. Molti terapeuti individuano specifici tipi di persone, di problematiche o di stili cognitivi con cui è preferibile utilizzare l'uno o l'altra. Io penso che siano delle classificazioni molto utili perché tracciano rotte interessanti, però poi bisogna adattarsi alla persona che si ha di fronte. Anyway, con questa premessa vediamo qualche situazione in cui può essere più utile una comunicazione informativa o una evocativa. La prima grande lezione è riassumibile in un detto di Hoyt che ho letto su Psicoterapie brevi, principi e pratiche, bellissimo. Il grande maestro californiano di terapie brevi dice: se stanno sui fatti, vai sulle sensazioni. Se stanno sulle sensazioni, vai sui fatti. In pratica, se vedi una persona molto razionale, molto analitica, molto concreta, può essere molto utile utilizzare un linguaggio evocativo. Il perché è molto complesso da spiegare. Un cognitivista forse direbbe che forzi la persona a uscire dai suoi schemi cognitivi e rappresentazionali abituali, mentre Watzlawick qualche decennio fa avrebbe detto che blocchi l'emisfero razionale per veicolare dei messaggi elaborati attraverso l'emisfero analogico. E un ericksoniano probabilmente direbbe che bypassi la coscienza per privilegiare una comunicazione inconscia. Al di là delle spiegazioni, è effettivamente molto utile utilizzare una certa dose di linguaggio evocativo con chi è molto cerebrale. D'altra parte, con chi invece è piuttosto astratto, evanescente o poco concreto nelle comunicazioni, è bene stare sui fatti, come diceva Hoyt. In questo modo conduci la persona a identificare nessi concreti, operativi, ad esempio comportamentali, riducendo la vaghezza e aumentando la chiarezza. Il linguaggio evocativo poi può essere utile per parlare di temi difficili, imbarazzanti o per i quali la persona sembra che non ha ancora raggiunto un pieno grado di consapevolezza. Sempre Michael Hoyt, ormai lo cito completamente, raccontò questo caso di una giovane coppia in cui lui soffriva di eiaculazione precoce. Hoyt, scoprendo che il ragazzo era appassionato di campeggio, iniziò a raccontare di come si cuocevano i marshmallow sul fuoco, descrivendosi e facendosi descrivere la necessità di andare avanti e indietro con il legnetto per non bruciare troppo in fretta il marshmallow. Il ragazzo risolse il suo problema grazie a quell'unica seduta molto evocativa. Tuttavia, un linguaggio più informativo può essere utile in quelle persone sospettose o che hanno timore o scarso interesse rispetto alla terapia. Jeff Young, ad esempio, ha ideato la No Bullshit Therapy, che prevede anche un linguaggio molto chiaro e che si rivela molto utile, tra le altre cose, con persone inviate da un tribunale oppure con gli adolescenti costretti dai genitori. Sono solo alcuni esempi, in realtà potremmo farne a decine, però spero di aver dato un'idea. Magari nei commenti, se ti va, puoi mettere il tuo modo di utilizzare l'una o l'altra forma di comunicazione e le tue esperienze. Penso che ci saranno molto utili per evocare preziose informazioni. Dici che si sente questo? No! Se stanno sulle sensazioni. La prima grande lezione è riassumibile in un detto di Hoyt che ho letto su Psicoterapie brevi, principi e pratiche. Il mio grande...